Il programma Smarter Italy a chi è rivolto? Il programma Smarter Italy è rivolto a 12 città che stanno in questo momento sperimentando il 5G e che quindi sono, diciamo, il fulcro dell'innovazione in questo momento dal punto di vista di possibili servizi. Funziona in modo semplice: il Ministero dello Sviluppo Economico insieme al Ministero dell'Innovazione e al Ministero dell'Università hanno predisposto un budget importante, circa 90 milioni di euro, per mettere a disposizione degli appalti innovativi per servizi a disposizione di queste città. Abbiamo coinvolto in questo programma anche 13 piccoli borghi, perché pensiamo anche che in questo tipo di situazione che stiamo vivendo valorizzare l'infrastrutturazione dei territori sia un tema importante. In che modo il programma impatterà sulle città del futuro? È importante guidare gli amministratori chiaramente su contesti che costituiscono la parte principale delle città, quindi la mobilità, il benessere dei cittadini, la fruizione delle città e dei beni culturali in modo nuovo. Quindi da una parte noi stiamo mettendo a disposizione l'esperienza di aziende, l'esperienza di start-up, quindi elementi di innovazione per fargli pensare i possibili servizi in modo nuovo. E l'idea è quella di sviluppare questi servizi in modo gratuito, quindi in maniera sponsorizzata dai nostri ministeri, metterli a scaffale in maniera tale che possano essere a disposizione anche di tutte quelle città che si infrastruttureranno nel futuro.